Ed ora la pallavolo, ieri sera l'Igor Volley di Lorenzo Bernardi al Pala Igor, letteralmente sold out, ha battuto al tie-break il Conegliano in gara 2 di semifinale playoff scudetto. Sabato prossimo in Veneto è in programma la terza gara, quella decisiva. L'Igor Volley Novara di Lorenzo Bernardi compie una vera e propria impresa e porta a gara 3 la serie di semifinali con Conegliano, superando le venete alla tie-break in un Pala Igor sold out e interrompendo così una striscia positiva di 45 successi consecutivi delle gialloblu di Daniele Santarelli, campionesse d'Italia in carica. Top scorer del match, l'azzurra Marina Markova, che ha vinto in volata il duello con la pari ruolo Isabelle Haack. 25-17, 25-23, 17, 25, 14, 25, 15, 12 i parziali. Penso che era un qualche cosa che si meritavano prima di tutto le giocatrici, poi tutta la nostra società, gli sponsor, Novara, la città di Novara, tutti i tifosi che questa sera ci hanno spinto molto verso quello che sembrava un qualche cosa di impossibile, però siamo riusciti a concretizzarlo perché, come ripeto, penso che sia stata una vittoria di cuore, di testa, di determinazione. Affrontare una squadra così, vi garantisco che dopo la partita di domenica a Treviso gliel'ho detto ai miei, io so cosa vuol dire perché ho giocato nelle squadre che quando venivano a giocare contro non ce n'era per nessuno e ti senti frustrato. Le ragazze sono state bravissime perché hanno saputo cancellare, resettare, recuperare quel poco di energia che c'era da recuperare, per poi metterle in campo. Poi con questo non è detto che sarebbe stato sufficiente, però era quello che ci eravamo promessi e penso che, come ripeto, è un giusto tributo alle giocatrici, alla città, agli sponsor, a tutti quelli che, a tutto il mio staff, a tutti coloro che non si vedono ma lavorano dietro le quinte per mettermi a disposizione le giocatrici nel miglior modo possibile tutto, e quindi penso che sia corretto che questa sia una grande festa.